Quest'oggi faremo la fragolata, stile Bayard. Per fare la fragolata utilizzeremo le fragole, un'arancia, un po' di zucchero e 50 ml di brandy. Dopo aver lavato accuratamente le fragole, andiamo a ridurle in pezzetti. Adesso andiamo ad aggiungere il brandy, l'arancia, attenzione ai nocciolini, se le arance sono molto succose potete metterne anche soltanto mezza. Le arance e il brandy aiutano a macerare le fragole. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero. Un altro cucchiaio di zucchero e un altro cucchiaio di zucchero. 3 cucchiai basta. Con lo stesso bicchiere del brandy andiamo ad aggiungere un po' più di mezzo bicchiere d'acqua. Ecco qui. Le fragole devono essere leggermente ricoperte. Devono un po' galleggiare nell'acqua. Mescolate bene in modo tale che lo zucchero raggiunga tutte le fragole. E adesso bisogna farle riposare in frigo per almeno un'oretta e vedremo che questo liquido, che adesso è trasparente, più o meno un po' giallino, diventerà rosso fragola. Quando il liquido sarà diventato rosso fragola, mi raccomando, ogni tanto andate a mescolare le fragole in modo tale che tutte quante ricevano lo stesso quantitativo di zucchero. Quando sarà diventato rosso fragola, la fragolata è pronta. Le fragole si devono leggermente ammorbidire. La fragolata è un'ottima base per fare tanti sfiziosi dessert, tra cui anche le guarnizioni per il gelato, per esempio, o le torte di fragola. Noi lo utilizzeremo in un'altra ricetta per creare un ottimo tiramisù di fragole. E adesso lo vado a riporre in frigo. Ed ecco pronta la nostra fragolata. Il colore del succo è diventato rosso. Siamo pronti per utilizzarla come dessert. Prendiamo un bicchiere e aggiungiamo un po' di spuma di mascarpone. Mettiamo le fragole, un altro po' di spuma di mascarpone, cucchiaino e guarniamo con un pochino di succo. Fragolata di Bayard. Mangiatela col cuore.